Nuovo appuntamento col Galà del Cinema e della Fiction, un'edizione straordinaria anche quest'anno. Cosa c'è in pentola? La pentola è molto grande quest'anno, devo dire, ci sono tantissimi film, fiction, spot pubblicitari e cortometraggi. Un'edizione ricca di film commedia e film drammatici, tantissimi nomi, tantissime presenze. Abbiamo anche dei premi speciali che daremo al giornalismo, a Paola Saluzzi. Non voglio svelare altre novità, però devo dire che è una kermesse che si riempie sempre più di contenuti, con tanto attenzione anche ai giovani che possono avvicinarsi al mondo dell'audiovisivo. L'Università LUISS è vicina, la FAPAB, quindi l'ANICA, che è vicina a questo format proprio per informare e dirci tutto quello che ruota attorno all'audiovisivo, tutte le persone che lavorano nel mondo del cinema. E quindi tante professioni, tanti mestieri importanti, e quanto l'audiovisivo può dare a un territorio anche in termini di cineturismo, perché attraverso una telecamera si vede quello che di bello e di meraviglioso può offrire una regione, nel caso nostro la regione Campania. Una kermesse che è partita ovviamente con i buoni auspici e che sta conquistando letteralmente anche il panorama nazionale. Assolutamente sì, infatti Venezia ha tenuto a battesimo tantissimi film campani, di cui molti sono in concorso, tra cui Amore e Malavita, dei Manetti Bros, La Gatta Cenerentola e tantissimi altri che sono tutti girati in Campania e che questa sera vedremo quale di loro avrà vinto anche qui al Galà del Cinema e della Fiction in Campania. Una rassegna che negli anni ha valorizzato tantissimo i giovani e quindi un bel trampolino di lancio. Trampolino di lancio, hai detto bene, perché per esempio nel 2007 abbiamo premiato come Rising Star Marco D'Amore e in quell'occasione un regista, guarda caso Sollima, lo ha visto e ha detto: se dimagrisci 15 kg ho una parte per te. Ebbene, quel giovane attore che noi abbiamo riconosciuto un talento è diventato Ciro di Gomorra nella Fiction che oggi è vista in 150 paesi nel mondo. Grazie. Grazie a voi.